Aule che servono agli studenti dell'Uzzati per garantire lo svolgimento normale delle lezioni senza dover accettare stravolgimenti di orario o dover ridimensionare alcune attività. Gli alunni e i professori del liceo artistico hanno manifestato di fronte al comune di Chiavari per chiedere un passo indietro rispetto alla cessione di 4 aule, 3 per gli studenti e una per i professori, al liceo linguistico da Vigo. Il liceo artistico, spiegano i ragazzi, è caratterizzato da molte ore settimanali, 35, e dalla necessità di cambiare spesso aule a seconda delle materie, che spesso richiedono spazi con una conformazione specifica. Ci creerebbe tanti problemi perché noi non riusciremo proprio a chiudere l'orario, cioè a costruire un orario che ci permetta di svolgere le materie di laboratorio in aule adatte. L'unico modo sarebbe fare un pomeriggio in più, ma noi, dato che abbiamo un monte ore già di 35 ore, ne facciamo già due. Quindi faremo 3 pomeriggi più le 5 mattinate classiche. Solitamente dobbiamo cambiare aula ad ogni ora e quindi andiamo a personalizzare ogni aula, quindi bene o male tutte le aule vengono usate. Sicuramente ci dispiace per gli alunni di questo altro liceo che sono senza aule, capiamo la loro situazione, ma crediamo che debba essere tutelato l'insegnamento di tutti gli istituti e quindi per agevolare loro non dobbiamo essere limitati noi. Nel corso della mattinata una delegazione di docenti, studenti e genitori è stata ricevuta dall'amministrazione che ha spiegato come si è arrivati all'accordo per la sistemazione temporanea delle classi del Davigo. Accordo che non c'è stato, secondo la vicepreside dell'Uzzati, Giulia Marseglia, perché nulla è stato firmato.